Oggi, nella giornata internazionale dedicata alle donne, il Parlamento europeo e le istituzioni europee tutte si sono concentrate sulla tematica attuale delle donne rifugiate e richiedenti asilo. Oggi abbiamo votato in aula, in plenaria, la relazione della collega socialista Honeyball, che si concentra proprio ad affrontare questo fenomeno in maniera pragmatica ma anche sensibile, perché il 38% di coloro che sbarcano sul suolo europeo sono proprio donne, donne che durante il loro periplo affrontano anche delle abusi, violenze da parte degli uomini. Quindi ci vogliamo concentrare su un aspetto di genere, ma soprattutto vogliamo concentrarci a tutelare le donne che affrontano questo viaggio per arrivare nei nostri paesi. Ha senso secondo lei ancora questa festa? Questa festa ha un senso se noi le diamo un significato oggettivo. Questa festa ha un senso se noi non ci raccontiamo tutto quello che non è stato fatto, ma che invece oggi ci riuniamo, come è stato fatto in aula, e poniamo sul tavolo dell'agenda politica gli impegni futuri. E per esempio, nel caso delle donne rifugiate e richiedenti asilo, il mio partito, il Partito dei Popolari Europeo, si è concentrato per migliorare l'accoglienza delle donne che arrivano nei nostri paesi. In che modo? Beh, sicuramente migliorando i centri di accoglienza con dormitori e servizi igienici separati rispetto a quelli degli uomini. E poi ancora favorire l'integrazione delle donne e delle bambine attraverso anche dei corsi in lingua del paese ospitante. E poi, non per ultimo, cercare comunque di garantire loro un viaggio sicuro. Come? Attraverso una delineazione delle rotte sicure e la cooperazione poi con agenzie come Europol e Frontex. Perfetto.